anche l'altro, ottimo. C'era molta gente che era venuta al book signing. Aprendo il libro si vede la foto che io ho avuto degli anni 60 di questo mosaico, e della gente parlava e diceva: ah, guarda il mosaico di Ellen, e non capivo, c'era gente pure dell'ambito dei beni culturali, e io domando a queste persone: ma chi è questa Ellen? Questa Ellen è una che ha una casa qui a Park Avenue e che ha questo mosaico, del quale mosaico non si avevano più notizie proprio dal tempo della guerra. Hai visto il pezzo? Sono state fatte delle attività di indagine, soprattutto in cooperazione con la Procura distrettuale di New York, Manhattan, e con la polizia di quello stato. Dopo varie vicissitudini siamo riusciti ad individuare il collezionista, che era una signora di origine italiana ma residente a New York, a Manhattan, e dopo, diciamo, varie attività la procura distrettuale di Manhattan ha eseguito un sequestro sul mosaico. Dunque facciamo un'indagine finché se ne occupano anche i carabinieri, se ne occupa il procuratore distrettuale di New York Bogdanos, e mi chiede appunto di dar loro le prove fotografiche e evidentemente storiche del fatto che proprio quel mosaico fosse quello delle navi di Nemi. E io, riconoscendo i restauri, riconoscendo il frammento di rota tonda di porfido che aveva quel restauro verticale specifico, quando loro mi fanno vedere le foto di questo mosaico di questa signora che viveva a New York, dico: sì, è proprio quello. E grazie anche sul restauro che lo identifichiamo con Bogdano. Questo restauro è da questi qui, che erano restauri mostrati proprio nelle foto della sovrintendenza. Lanciare questo appello, corto poi dal Ministero, che... Oggi inauguriamo l'esposizione del mosaico rinvenuto nel 1895 da Eliseo Borghi nel recupero una delle due navi romane, un mosaico che testimonia l'importanza e la fastosità di queste due navi imperiali che venivano utilizzate dall'imperatore Caligola per dei riti, per onorare la dea Diana ai quali lui era devoto. Queste erano delle navi palazzo, non erano delle navi per la navigazione, ed erano un po' la testimonianza anche della grandezza di questo imperatore che voleva, attraverso due navi, voler evidenziare anche la grandezza del suo modo di governare l'impero romano.